La ricerca svolta dall'equipe del dottor Galzerano ha comprovato che le famose macchine anatomiche nella Cappella San Severo, da secoli oggetto di mistero e di leggende legate probabilmente a una creazione dovuta all'iniezione di una sostanza creata dal principe che avrebbe pietrificato il sistema cardiocircolatorio, in realtà sarebbero non una creazione alchemica, bensì una testimonianza di una mente al di fuori della norma, una mente più avanti rispetto a quella dell'epoca. La scoperta più importante è che una delle due, cioè il sistema cardiocircolatorio del maschio, dell'uomo, presenta delle parti anatomicamente sconosciute all'epoca e che sarebbero state studiate e quindi registrate da un punto di vista anatomico soltanto un secolo dopo. Il sistema cardiocircolatorio per la maggior parte è frutto di una riproduzione, però per alcuni sistemi sicuramente il principe fu uno studioso molto attento e probabilmente un geniale antesignano di tecniche riproduttive del sistema cardiovascolare che saranno sviluppate solo nel secolo successivo. Il piccolo distretto, quello delle arterie coronarie, cioè le arterie che danno il sangue al cuore, veniva fedelmente riprodotto, in particolare veniva riprodotto un'anomalia congenita che è compatibile con la vita adulta, origini singole delle arterie coronarie, in maniera diciamo stupefacente. Si tratta sicuramente di un avanzamento culturale nella ricerca dei misteri del principe San Severo, che comunque apre anche altre porte. Possiamo considerare sicuramente il Raimondo di Sangro come il Leonardo da Vinci di fine Settecento. C'è un intervento alchemico, non come si era detto fino ad oggi, cioè non attraverso iniezione, ma sicuramente attraverso un preparato che era adatto a essere manipolato per generare quello che vediamo oggi. Quindi sicuramente una conoscenza scientifica applicata all'alchimia.